La Confederazione Italiana Agricoltori e la sua associazione Turismo Verde propongono al Ministero dei Beni Culturali e ai cittadini cultori dell'arte di candidare gli agricoltori a custodi attivi del vasto patrimonio di beni archeologici e culturali disseminati nel territorio nazionale, talvolta lontano dai centri urbani. Molti degli oltre 20.000 agriturismi italiani, infatti, già ospitano all'interno dei loro terreni siti di grande interesse storico, culturale e paesaggistico. Questa alle mie spalle è una torre fusoria del 1200, insediamento etrusco, poi romano, poi mediceo, della lavorazione dei metalli provenienti dall'Elba e dalle colline metallifere per l'importante insediamento di massa marittima. Questo è un esempio come noi agricoltori custodi del territorio possiamo dare una forte azione di valorizzazione della cultura del territorio, delle nostre radici, delle nostre origini. Tra le attività connesse proprie dell'impresa agricola multifunzionale c'è la possibilità di gestire centinaia di beni archeologici e culturali anche nelle vicinanze di terreni aziendali. Siamo da sempre sensibili alla salvaguardia delle risorse ambientali e culturali e promuoviamo un uso sostenibile del suolo. Arte e agricoltura si fondono nel territorio legate indissolubilmente da un unico filo, la storia. E non è un caso che il paesaggio, modellato dagli agricoltori in Italia, divenga spesso patrimonio dell'umanità. L'interesse dell'amministrazione e del museo che dirigo è quello di favorire ovviamente le scoperte archeologiche, ma inquadrandole, e in questo senso sta la nostra collaborazione, in una valorizzazione a tutto tondo del territorio. La volontà di aderire a questa iniziativa è nata dal fatto di voler raccontare il territorio ai nostri ospiti, senza per questo limitarci a tenere il nostro agriturismo, che per quanto possa essere interessante con la piscina e gli animali, va contestualizzato. E qui non c'è solo il mare a Rosignano, c'è anche tanta storia da raccontare. Siamo in un territorio che è ricchissimo di una lunga tradizione di sinergia tra uomo e ambiente. Solo valorizzando al 100% questo territorio riusciamo a darne una visione completa. La CIE e Turismo Verde intravedono dunque grandi spazi di fattibilità, con vantaggi sostanziali in termini culturali, pratici ed economici, generando nuovo turismo, reddito e posti di lavoro.